È un gruppo straordinario, è un gruppo che davvero può andare oltre. Il mio impegno sarà quello di dare il sapere acquisito in 32 anni di professione svolta all'estero. Ridurre i costi e gli sprechi dei lavori pubblici, realizzare opere all'avanguardia che durino nel tempo al servizio dell'intera comunità casellese. Io mi occupo di istruzione, insegno ai bambini della scuola primaria, bambini che vanno dai 5 ai 10 anni. Vi posso assicurare che i nostri sono bambini fortunati. Possono considerarsi fortunati perché le cure e le attenzioni che gli rivolgono i genitori sono davvero grandi. E non solo, cure rivolte anche dagli insegnanti. Io intendo con la mia candidatura di rappresentare, più che altro, il popolo di Caselle, che la maggior parte vive di questo lavoro, diciamo, contadini, allevatori. Oggi, stamattina, ci troviamo su questo campo sportivo che per me ha significato tanto nella mia vita, nella mia adolescenza. Diciamo che è stato un momento di aggregazione, di confronto e di amicizia, perché da qui per me è nata l'amicizia, oltre che alla scuola e altri luoghi pubblici. Per spiegare ciò che mi ha spinto ad affrontare questa esperienza politica, non c'è frase migliore di quella di Paolo VI che dice: "La politica è una maniera esigente di vivere l'impegno cristiano al servizio degli altri". Da qui parte il mio impegno in politica, il volersi mettere dalla parte dei più deboli, come già cerco di fare nella vita attraverso il mio Mi lavoro. candido per portare un contributo in più all'amministrazione per quanto riguarda i miei settori, tipo turismo, commercio e promozione dei prodotti tipici locali. E già da tanti anni faccio questo. Siamo in un luogo simbolo del nostro territorio e da qua voglio partire per dire poche parole su quello che sarà il mio impegno politico, su quello che sarà il contributo che potrò portare al nostro paese. Un paese che ha 44 km quadrati. Davvero noi abbiamo preso il cattivo vizio di parlare e di interessarci solo delle nostre strade, o delle nostre piazze, o delle nostre case. È importante quello, ma importante è anche questo, quello che sta oltre il nostro ambiente urbano. Io credo che un'amministrazione responsabile si caratterizzi soprattutto per la capacità di riuscire a leggere il territorio e a dargli un valore concreto, perché qua, sulla nostra terra, ci sono delle potenzialità straordinarie. Di candidarmi nella lista civica Caselle Oltre perché sono stata attratta da questo forte senso di squadra che vedevo intorno a questo progetto politico. Molti miei anche compagni di studio di università hanno diciamo condiviso con me hanno condiviso con me questa scelta. Puntiamo non sui personalismi, ripeto, non ci sono prime donne tra di noi, ma puntiamo semplicemente sul gioco. Le tre cose più importanti della vita sono la famiglia, il lavoro e la vita sociale. E essendo una mamma, ho tre figli abbastanza grandi, e mi accorgo che incominciano ad avere i primi problemi e affrontare i problemi della vita, il lavoro, lo studio. E come altri loro coetanei, purtroppo sono stati costretti ad emigrare per avere altre opportunità di lavoro o per studiare, perché a Caselle purtroppo non hanno molte possibilità. Perché della mia candidatura è semplicissima, perché bisogna dare un senso di libertà a questo paese che negli ultimi anni è venuto meno, soprattutto delle persone più umili che spesso sono oggetto di attacchi violenti, quindi dando senso a questo che è il ripristino della libertà, sicuramente ci sarà un vivere migliore e più sincero verso chi
veramente stai in una situazione di disagio economico. Vorrei fare parlare soltanto di un solo punto, che è il traffico, che effettivamente negli ultimi tempi è diventato un pochino esasperante. Pensate un po' a Via Nazionale, che cos'è negli ultimi tempi, Via Caporra. Vi lascio soltanto a voi di guardare un pochino intorno. La gente di cuore nascosta in città non chiede clamore.